Il cinema incontra il lavoro, lo fa in Campania a Mercogliano con il primo film festival tutto dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Iniziativa presentata a Città della Scienza nel corso della Convention su Scuole e Tecnologie, ha tra i principali protagonisti l'INAIL, la direzione regionale della Campania e del comune di Mercogliano, direttore artistico Luciana Della Fornace. Dal 15 al 19 ottobre saranno proiettati film corti realizzati dagli studenti delle scuole campane. Allora, noi stiamo organizzando un film festival a Mercogliano dove vogliamo cercare di proseguire la strada che abbiamo intrapreso di sensibilizzare tutti i cittadini verso una cultura della sicurezza, perché abbiamo visto nel corso degli ultimi anni che investire nella prevenzione e soprattutto nella cultura della prevenzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro ci dà dei risultati incoraggianti anche da un punto di vista economico. Infatti, a fronte dei 2 milioni di euro spesi per la prevenzione, abbiamo ottenuto un risparmio in termini di infortuni sul lavoro di 5 milioni di euro, solo costo INAIL. Il costo della collettività è molto più grande, diciamo sui 15-18 milioni di euro, quindi diciamo che è un impegno che noi ci stiamo mettendo per far crescere questa consapevolezza e questa cultura della sicurezza. Tra gli ospiti della Kermesse, Giuseppe Tornatore, che incontra i giovani dopo che hanno visto il suo La migliore offerta. Tornatore non è l'unico ospite, ci sarà anche Erminia Manfredi in ricordo dei 9 anni dalla morte di Nino Manfredi. Si visionerà il film Pane e cioccolata. Sì, la città di Mercogliano è orgogliosa di ospitare un festival che si poteva fare a Roma e a Napoli, ma si fa in un comune della provincia di Avellino, dove è situato il santuario di Monte Vergine, dove i ragazzi avranno un contatto diretto attraverso la visione dei film sulle tematiche che lei ha detto, la sicurezza del lavoro, che vedrà la partecipazione a 10 anni dalla scomparsa della famiglia Manfredi, del premio Oscar Tornatore e di tanti ospiti d'onore che daranno dei messaggi importanti di carattere culturale, sociale, per le giovani generazioni, perché insomma come sindaco ho ritenuto opportuno che questo messaggio avvenisse direttamente con i discenti della nostra scuola media Guido Turso di Mercogliano e con il suo corpo docente di grande spessore. Quindi ci sarà un'interlocuzione diretta e un messaggio importante, guardi, anche per rappresentare la Campania, che non è l'altra Campania, che non è solamente la Campania della mala sanità, della cattiva raccolta differenziata o della camorra, e anche l'altra campagna laboriosa che quotidianamente attraverso il lavoro nascosto ma straordinario degli insegnanti riesce a far crescere dei giovani, un gruppo dirigente che sicuramente un giorno sarà in grado di governare i processi. Ecco, abbiamo questa ambizione di poter essere un momento importante di conoscenza attraverso il cinema della campagna a livello nazionale, un momento molto delicato della nostra economia. Di questo ringraziamo il dottor Silenzi, direzione regionale dell'INAIL e la presidenza nazionale, perché hanno investito sulla città di Mercogliano e quindi sulla Campania. E dalla Campania, dalla città di Mercogliano, partirà da parte dei giovani di Mercogliano e dell'Irpinia un messaggio forte sui valori e sull'idealità, perché voglio un impegno civile che si poggi su questi valori attraverso il cinema, la conoscenza e l'istruzione. Sicuramente avrà un futuro ricco per il paese e per l'Italia di cui oggi se ne sente tanto bisogno.